Spesso sono snobbati dagli atleti e devo dire che ogni tanto mi dimentico anch'io di farli. Sto parlando degli allunghi, uno dei fondamentali dell'atletica. E in questo video vi voglio proprio parlare degli allunghi e soprattutto come si fanno, perché si devono fare, insomma tutti i segreti. Mettetevi comodi che iniziamo subito! Prima di tutto vi devo spiegare che cosa sono gli allunghi, perché c'è parecchia confusione sul tema e soprattutto spesso vedo gli atleti fare gli allunghi in una maniera totalmente scorretta. Amici, gli allunghi non sono delle ripetute, non vanno fatte come se fossero delle ripetute, non dobbiamo dare il 90% di noi stessi, dare tutto quanto e cercare la velocità. Al contrario, gli allunghi devono essere corsi in scioltezza, dobbiamo sentire tutto il corpo bello sciolto, dobbiamo anzi curare di più la tecnica di corsa più che cercare la prestazione assoluta. L'allungo di solito è un fondamentale dell'atletica che viene utilizzato in due fasi molto specifiche. Nel primo caso vediamo gli allunghi utilizzati in fase di riscaldamento e non sempre, non è che tutte le volte che facciamo un allenamento dobbiamo fare gli allunghi, perlomeno io li utilizzo soprattutto in una fase di fine riscaldamento prima di iniziare lavori specifici importanti o addirittura la gara. Quindi l'allungo viene svolto proprio per scaldare per bene la muscolatura, per cercare il ritmo e soprattutto per alzare il ritmo cardiaco prima di iniziare appunto un lavoro intenso. Quindi serve per scaldare un po' tutto il motore, per iniziare a far capire la muscolatura, insomma lo sforzo che si andrà a praticare. Come dicevo, quindi queste sono una tipologia di allungo che viene fatto alla fine del riscaldamento, quindi per esempio correte 10-15 minuti, vi scaldate per bene, poi recuperate 1-2 minuti, magari fate lo stretching dinamico e poi vi fate degli allunghi. Allunghi che di solito possono essere 5-10 a seconda un pochettino di quello che andate a fare e dovreste cercare di correre per una cinquantina di metri, dai 50 ai 100 metri, poi dipende anche un po' la sensazione, non è che dovete stare lì a misurare esattamente i metri, però fate conto tra i 50 e i 100, magari iniziando con 50 e poi arrivando in progressione, arrivando a 60, 70, 80, anche perché no, 100 metri, e poi cercate il ritmo che poi dovrete tenere durante il lavoro specifico o appunto durante la gara. Vi faccio un esempio, gli allunghi prima di una 10 km, se volete correre 10 km a 4 km, fate 50 metri, 60, 70 metri di allungo a quel ritmo, a 4 km, quindi abituate sin da subito le gambe a girare a quel ritmo, serve proprio quasi come una preparazione per arrivare poi pronto alla partenza. Stessa cosa per le ripetute, dovete fare delle ripetute sui 1000, magari volete andare a 3,50 km, bene, questo allungo cercate di correrlo a quel ritmo, ovviamente è molto meno, stiamo parlando di 50, 60, 70 metri e quindi dovreste riuscirlo a fare senza problemi, soprattutto vi aiuterà sin da subito ad abituare il corpo ad andare a quei ritmi. Quindi come vedete non bisogna spingere troppo, non bisogna dare il 100% di sé, anzi cosa importante, durante gli allunghi io di solito mi abituo proprio a controllare la mia corsa, cercare di capire se sto appoggiando nella maniera corretta, quindi cerco e tendo di avere il busto leggermente inclinato in avanti, di avere la postura corretta, utilizzare per bene le braccia e soprattutto stare attenti all'appoggio del piede, cercando appunto un appoggio di avampiede o di mesopiede, cercando di evitare l'appoggio sul tallone, perché l'allungo sarà proprio quello, passi non troppo lunghi, quindi comunque una frequenza abbastanza alta, ecco, cercate di curare un po' tutte queste cose. La seconda tipologia di allungo invece è al contrario utilizzata alla fine degli allenamenti e soprattutto durante gli allenamenti più lenti. Io tendo a fare gli allunghi di solito quando corro per tanti chilometri a un ritmo troppo lento oppure durante le mie giornate dove ho in programma semplicemente dei lenti. Corro al ritmo lento per 10, 12, 15, 20 chilometri, ecco, finisco subito dopo facendo degli allunghi, anche qua 5
fino a 10 allunghi, sempre più o meno dai 50 ai 100 metri, andate un po' a sensazione, sempre con le stesse caratteristiche. Cercate di andare ovviamente più veloce rispetto al ritmo che avete tenuto nel lento, perché comunque l'allungo è un ritmo, la frequenza più elevata, e vi serve proprio poi per sbloccare un pochettino le gambe, perché se correte per tanti chilometri a un ritmo lento, ecco che il giorno dopo potreste avere un po' più di difficoltà a recuperare, sentire un po' di affaticamento o pesantezza di gambe. Ecco che gli allunghi servono proprio per questo, per far sì che poi il recupero possa avvenire più velocemente. La velocità degli allunghi post allenamento, quindi quelli a fine allenamento, dovrebbe essere simile alla propria velocità di riferimento o un pochettino più veloce. Ecco, come sempre, prendete magari il vostro ritmo sulla 10 km, ecco, cercate di fare gli allunghi più veloci del vostro ritmo gara sulla 10 km. Quindi, di nuovo, per fare un esempio, se correte da 10 km a 4 km, provate a fare questi allunghi circa 3,50 al chilometro. Quindi non stiamo parlando di uno sforzo all in 90%, non è una gara, però comunque è una frequenza più alta che serve proprio, come dicevo prima, per quasi sciogliere un pochettino la muscolatura e far sì che poi il recupero possa andare più velocemente. Come si recupera dagli allunghi? Perché, come dicevo, stiamo parlando di quasi come se fossero ripetute, quindi da fare 5, 6, 7, 8, 9, io addirittura a fine allenamento arrivo anche a farne 10. Come si recupera tra un allungo e l'altro? Beh, cercate semplicemente di corricchiare ritornando al punto di partenza. Quindi se fate gli allunghi su 80 metri, fate il vostro allungo e poi corricchiate piano piano, ma veramente defaticando, fino alla partenza, per poi ripetere l'allungo. Dove correre gli allunghi? Questo è un tema molto importante. Ecco, cercate di, soprattutto se sono allunghi pre, quindi prima di una gara o prima di un allenamento specifico, di correrli esattamente dove poi andrete a fare lo sforzo. Quindi è una gara in pista, fate gli allunghi in pista, è un cross, fate gli allunghi su cross, state preparando, non so, state facendo un allenamento specifico su strada, ecco, fate i vostri allunghi su strada. Quindi andate a replicare le vostre condizioni di quello che avverrà dopo. Questo è molto importante. Se invece i vostri allunghi sono di fine allenamento, io personalmente tendo sempre a farli su terreni più morbidi. Cerco l'erba, cerco di evitare l'asfalto, perché comunque dopo, soprattutto se fate gli allunghi dopo aver fatto per esempio un lungo il 30 km o dopo un lento particolarmente lento, ecco, forse è meglio cercare terreni un pochettino più morbidi per evitare di appesantire ancora di più le gambe. Poi ovviamente sta a voi, dipende anche un po' dalle vostre sensazioni, questi sono solo dei miei consigli. Ecco amici, non ci sono scuse per non fare gli allunghi. Spesso si dice non ho tempo, devo correre, ho poco tempo. Se avete poco tempo e avete in programma 10 km, fatene 9 e poi magari l'ultimo chilometro facendo una sorta di fast track, dove fate i vostri allunghi all'interno della fine del vostro allenamento. Questo è un trucco che uso spesso. Spesso io corro che ho poco tempo e quindi magari l'ultimo chilometro lo sfrutto proprio per fare i miei allunghi mentre sto ancora finendo l'allenamento, un po' come se fosse un fast track. Quindi vi fate, non so, il vostro 30 secondi forte di allungo, poi recuperate un pochettino, poi continuate. Questo è davvero importante. E pre allenamento, addirittura pre gara, beh, non ci sono scuse amici, gli allunghi sono fondamentali, provate la differenza. Io spesso sono andato in gara senza fare gli allunghi e ho fatto molta più fatica, soprattutto nella parte iniziale della gara, e lo stesso si può dire negli allenamenti specifici. Se voi andate a fare i vostri allenamenti specifici senza fare gli allunghi, all'inizio farete molta più fatica perché il ritmo cardiaco si deve alzare, la muscolatura non è ancora ben calda, farete molta più fatica. Se invece fate tutti gli allunghi fatti per bene, vedrete che sarete al vostro punto di partenza, che sia un allenamento o una gara, molto più preparati, pronti già per dare il massimo poi in quell'effort specifico.
Bene amici, queste sono un pochettino le nozioni sugli allunghi, spero che vi possano tornare utili. Fateci sapere qua sotto nei commenti se voi fate gli allunghi e magari se non li avete fatti fino ad oggi, se inizierete a farli proprio grazie a questo mio video. Guarda, non ve ne pentirete, anzi vedrete quanto sono importanti sia quelli pre-allenamento o pre-gara o quelli dopo l'allenamento. Sono davvero un esercizio fondamentale per tutti i runners di qualsiasi categoria, non importa il vostro livello. Amici, se vi è piaciuto questo video per favore mettete un like, è importantissimo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, commentate qua sotto la domanda del giorno e soprattutto, come sempre, correte e fate l'amore. Ciao belli! Thank you.